finalmente in campo. È stata un'estate un po' particolare. Sì, vabbè, tra chi andava, chi veniva e le varie scelte da fare durante l'anno, cioè durante il ritiro, non è stato facile comunque portare avanti un percorso. Poi ho avuto pure un intoppo di 20 giorni, però sono rientrato e cerco di dare una mano alla squadra. Sei pronto per Taranto? Che sensazioni avete? C'è il rischio di un altro rinvio come Caserta o pensate di giocarla? Spero che non si rinvii la partita, perché più vai avanti che si rinviano le partite, più infrasettimane ci sono, quindi magari c'è da fare uno sforzo fisico più prolungato magari in quelle settimane che ci sono più partite da fare. Siamo pronti e speriamo di giocare, campo permettendo. I tifosi temevano di perdere uno dei protagonisti dell'ultima estate, invece è arrivato il rinnovo, quindi ti vedremo ancora con la maglia del Messina. Ho detto varie volte, mi trovo bene a Messina e con il presidente abbiamo trovato un accordo per fare il prolungamento, quindi sono felice di continuare e cercare di dare una mano alla squadra. Come vedi questa difesa rinnovata? Il modulo del mister è decisamente a propulsione offensiva, anche Fumagalli lo vediamo qualche metro più avanti. Sì, infatti ci stiamo abituando un po' a quello che vuole il mister, che magari è molto offensivo, però ha dei concetti giustissimi, anche perché più stai alto, prima la recuperi, prima fai gol. Quindi cerchiamo di fare tutto quello che ci chiede. A Cerignola sei rimasta in panchina, però che squadra hai visto da fuori, anche come spirito di gruppo? Una squadra che non molla mai, che combatte tutti quanti i palloni, infatti si è visto, alla fine l'abbiamo cercato, l'abbiamo voluto, l'abbiamo trovato. Però dietro si rischia parecchio, come dicevi anche in precedenza, sei pronto a questo tipo di approccio? Sì, l'hai visto in campo? Ci stiamo allenando apposta per evitare tutti i possibili pericoli. Difesa con elementi di grande esperienza come te e poi anche un giovane come Darini, come vi state trovando? Dovete anche un po' guidare tutti questi under. Quanti bravi ragazzi che si mettono a disposizione e che ascoltano i più grandi che magari hanno un po' più di esperienza, quindi si può solamente far bene così. E poi lì dietro avete un grande portiere e un grande trascinatore, perché vediamo che è sempre un animatore anche negli allenamenti. La nostra spina dorsale dietro ci chiama, ci aiuta, ci rompe... però ci dà una grande mano, perché quando magari uno dei quattro si può anche addormentare, nel senso che abbassa un po' la concentrazione, da dietro c'è lui che ti richiama e si rialza tutti quanti alla stessa concentrazione.